Bene, rieccoci amici con un altro video su VPNTech Channel. Oggi andiamo a parlare di una mod meccanica full Mac, un tubicino, perché adesso poi lo vedrete, non è grande, ma è grande essendo piccolo. Questa definizione calza a pennello. E dai nostri amici di Bestia Mod stiamo andando a parlare del Doro E con l'H Doro. Allora, tubicino full Mac 21700, only 21700, in questo caso io ho la versione, quella denominata Doro E Doro, bottone ceracottato nero con tutta una grafica di un, credo, supereroe, tasto Sidefire, limited edition 5 di 10, quindi ce ne hanno fatti solo 10 questo, però io ve lo presento perché secondo me ne vale la pena. Quindi adesso andiamo a fare il solito unboxing, ma prima sigla. Eccoci arrivati allo spacchettamento del nostro Bestia, la scatolina molto minimale. Una cosa già che si nota, almeno in questo caso, è che il coperchio non è molto ben saldo sulla scatolina, però vabbè, poco male. Scatolina che è semplicissima, vedete. Qui abbiamo la card Bestia Mods, con dietro la mail e il QR code che scannerizzandolo vi porta ai link della pagina Facebook e della pagina Instagram di Bestia Mod. Andiamo a aprire la scatolina ed ecco qua il nostro tubino. Andiamo subito a vedere il nome di questa versione, Doro E Doro Limited Edition 5 di 10, con queste configurazioni di un supereroe. Adesso non so di che supereroe è stata fatta l'incisione, ma chi se ne. Vediamo subito da questa parte il tasto e al suo interno, ecco lì la parte del tasto e tutto il resto in ottone. Finiture fatte veramente bene, filetto non tanto piccolo. Vedete là in fondo che non c'è la protezione per il positivo, per cui io questo tubo qui lo userò con il negativo verso l'alto, verso l'attacco 510. L'altra parte del tubo ovviamente c'è, l'altro filetto tutto in ottone, parte sottostante, vedete, due asole di sfiato della batteria, quindi per quello che anche metterò il positivo da questa parte, che nel caso malaugurato avrò questi due sfiati enormi, scritta Bestia. Questa parte sottostante si svita, pinna il contatto con la batteria. Questa parte qui dicevo che si svita anche per due cose, vabbè, una per pulire, ovviamente a livello di pulizia si può anche togliere, mentre quando pulite il tubo internamente, perché esternamente è ceracottato, per cui non ci sono problemi. E altra cosa che potrebbe essere sicurezza in più, che anche con batteria inserita, se svitate leggermente questa parte non create il contatto, per cui il tubo non si attiva accidentalmente. E poi anche altra funzionalità di questa cosa qui è perché se usate diverse batterie 21700 di magari di diversa altezza, di qualche millimetro, con questo vi regolate per andare in battuta con l'atomizzatore sull'attacco 510. Ora andiamo a prendere una Samsung 30T. Allora, pin verso positivo verso il basso, andiamo a chiudere. Prima di andare in battuta prendiamo un atomizzatore, in questo caso calibro 2 da 25, coil da tubo al suo interno da 0,10, andiamo in battuta anche sotto con avvitando questa parte del tasto. Noi siamo pronti per partire, quindi torniamo su e facciamo le nostre conclusioni per questo Bestia Mod. Eccoci tornati dopo l'unboxing, quindi adesso facciamo due o tre svapatone e poi diamo le solite stelline. Ragazzi, partiamo subito. Costruzione.
5 stelle extra lusso. Ragazzi, è costruito veramente bene, cioè nei minimi dettagli, anche l'aerografia è fatta bene, credo che sia al laser, il tasto è ottimo, non ci sono particolari problemi, c'è anche una zigarinatura qui, cosa meno, se non state guardando sapete dove andare a schiacciare, il contatto sotto è fatto bene, anche le filette per regolarsi con la batteria in battuta è perfetto, nulla da dire. Facile da usare? Sì, è facile da usare, nel senso, un tubo meccanico, un Mac piccolino, guardate che roba, cioè ci sta giusto una 21,7 e forse qualche millimetro in più sopra e sotto per l'attacco 510 e il contatto sottostante, nulla di più. Si inserisce la batteria, si chiude e si va. Ovviamente, come sempre, quando si utilizzano questo tipo di dispositivi, state attenti a quello che ci mettete sopra, alla resistenza che andrete a installare nel vostro RDA che supporti la batteria 21,7 che ci andate a inserire. Semplicissimo, non ci sono cose stranissime, dovete stare un po' attenti su queste cose qua, però 5 stelle per forza. Praticità, 5 stelle anche qui, perché comunque è piccolino, non pesa eccessivamente, anche se è bello massiccio, comunque come tubo non è un tubo, diciamo così, sottile, però anche con la batteria, il suo Atom sopra e tutto quello che è, non ha un peso eccessivo, peserà 250 grammi, massimo 300, non di più. È abbastanza pratico, anzi è pratico assolutamente. Come vi ho fatto vedere, c'è anche la possibilità, eventualmente, se dovete mettere in borsa, anche se vi sconsiglio sempre di metterlo in borsa nei pantaloni, i jeans, soprattutto con batteria inserita, questo tipo di dispositivi, anche perché il tasto appena toccate lui parte, si può però svitare il contatto sottostante della batteria leggermente e voi, senza toglierlo, e voi non avete problemi perché non si attiva, però diciamo che è una sicurezza minimal, tra virgolette, no? Prestazioni 5 stelle anche qua, perché ragazzi, cioè, ed è in ottone, eh? All'interno è ottone, non è rame, attenzione, quindi io non so come abbiano fatto, tra virgolette, vabbè, il passo è piccolo, quindi è proprio batteria Atom e tanti saluti, però anche il contatto del tasto, cioè, è impressionante, per me è impressionante, devo dire la verità, è fatto veramente veramente bene. Qualità prezzo, ecco, qui siccome io mi metto sempre nei panni di, diciamo, un vapers medio, no? Quindi passiamo da chi è proprio appassionato e quindi ha una certa disponibilità per questo tipo di tubi meccanici e chi invece vuole partire a provare un certo tipo di tubo meccanico o un certo tipo di mod, per cui la valutazione ci sta anche in quello, perché comunque il prezzo di questi tubi, messo in un concesso che li troviate ancora, perché voglio dire, questa è una versione di 10 unità in tutto il mondo, non c'è solo questo, ovviamente, del sempre con la stessa tipologia ne hanno fatti altri, ma non, la numerosità non è così elevata, no? Da avere una disponibilità, tra virgolette, immediata se lo cercate. Quindi gli darei un 3 stelle, perché comunque il prezzo si aggira intorno ai 300-350 euro, più o meno, a seconda del modello, a seconda di quello che andrete a acquistare. Però la qualità, ragazzi, è eccelsa. La qualità di costruzione è veramente eccelsa e la qualità del tubo in sé, perché comunque, vi ho detto, non pesa poco, non pesa tanto, ma non scalda neanche niente, anche con coil, diciamo, estreme. Tanto di cappello agli amici di Bestia Mod, perché hanno costruito una cosa veramente un gioiellino. Consigliarvelo o no? È sempre il solito discorso. Sui tubi meccanici lo sapete come la penso, dipende cosa cercate voi. Valutate voi, secondo le vostre esigenze e anche di quello che andrete ad acquistare, ovviamente, perché qui tranquillamente potete anche andare con coil da 0,15-0,18, secondo me, e il tubo non ne risente più di tanto, nel senso che comunque spinge ancora. Io ho fatto una prova con una 0,18 e non dico che va come una 0,10 perché non è così, però ha il suo perché anche lì. Non ho nient'altro da aggiungere, se non ringraziarvi come sempre per vedere i miei video e vi do appuntamento con la sua prima svapatona a un prossimo video qui sul canale. Ciao!